Tanto per cominciare, il vecchio Marley era morto, stecchito come un chiodo di una porta. A dire il vero, non ho idea di cosa ci fosse di così particolarmente morto nel chiodo di una porta, ma questo antico modo di dire racchiude in sé la saggezza dei nostri antenati, che io non mi permetterò mai di contestare. Mi limiterò quindi a ribadire che Marley era morto, stecchito come un chiodo di una porta. Scrooge non aveva mai cancellato il nome del vecchio Marley e anni dopo la sua scomparsa lo si leggeva ancora sull'insegna appesa alla porta del magazzino. La loro ditta era infatti conosciuta con il nome di Scrooge e Marley. Bisogna ammettere che Scrooge era un vero spilorcio, un vecchio peccatore che sapeva estorcere, strappare, afferrare e fregare, e accumulava tutto quello che riusciva a portar via tenendoselo ben stretto. Il gelo che regnava in lui aveva irrigidito i suoi vecchi lineamenti. Il caldo e il freddo che regnavano all'esterno avevano ben poca influenza su Scrooge. Non poteva infatti soffiare un vento più aspro e pungente di lui. Il maltempo non avrebbe mai potuto mostrarsi più forte del vecchio Scrooge. Nessuno si sognava mai di fermarlo per strada e dirgli con aria allegra: «Come sta, mio caro Scrooge? Quando verrà a trovarmi?» Nessun mendicante aveva il coraggio di chiedergli un centesimo. Ma lui tutto ciò non dispiaceva, anzi ne era felice ed orgoglioso. Ci teneva infatti ad avanzare lungo il cammino affollato della vita senza attirare su di sé la simpatia degli altri. Un bel giorno, sebbene fosse la vigilia di Natale, Scrooge stava lavorando nel suo ufficio. Era una giornata fredda, cupa e nebbiosa. Gli orologi della città avevano appena battuto le 3. La nebbia era così fitta che le case di fronte sembravano fantasmi. C'era da pensare che la natura infuriata stesse tramando una terribile e misteriosa vendetta. La porta dell'ufficio di Scrooge era aperta per consentirgli di controllare il suo impiegato. Nella stanza c'era un fuoco molto piccolo, ma quello dell'impiegato era addirittura invisibile e sembrava composto da un unico pezzo di carbone. Buon Natale, zio! Che Dio ti protegga! Stupidaggini! Ma zio, non vorrai mica dire che Natale è una stupidaggine? Certo che lo dico! Buon Natale! Si può sapere che diritto hai di essere così allegro? E perché mai dovresti essere felice, povero come sei? E tu? Che diritto hai di essere triste? E perché mai dovresti essere infelice, ricco come sei? Fesserie! Zio, non ti arrabbiare. E come faccio a non arrabbiarmi, dato che sono costretto a vivere in un mondo di stupidi? Buon Natale! Ma finiamolo con queste sciocchezze! Per te il Natale è solo il giorno in cui devi saldare tutti i tuoi conti. E non hai abbastanza soldi, ti ritrovi invecchiato di un anno e non sei affatto più ricco. Ma se per te questo è passare il Natale, lasciami in pace, trascorri Natale a modo tuo e fa che io lo trascorra a modo mio. Ma zio, il Natale è un periodo bello e piacevole, all'insegna della gentilezza, del perdono e della carità, senza dimenticare il rispetto e la venerazione che dobbiamo riservargli a causa della sua natura sacra. È l'unico momento dell'anno in cui uomini e donne aprono il loro cuore e trattano coloro che considerano inferiori come se davvero fossero compagni nel viaggio della vita. Caro zio, anche se il Natale non mi ha mai fatto entrare in tasca un soldo, sono convinto che mi abbia fatto bene e che me ne farà ancora. Bravo, ben detto!
fammi sentire un suo rumore e festeggerai Natale restando senza lavoro. Ti prego, zio, non arrabbiarti e vieni a pranzo da noi domani. Più volentieri mi taglio una gamba. Ma perché, perché, zio? E perché ti sei sposato? Ma perché mi sono innamorato. Perché? Perché ti sei innamorato? Va, buonasera. Zio, mi dispiace di vederti così testardo. Noi due non abbiamo mai litigato. E ho voluto fare questo tentativo in omaggio al Natale e voglio mantenere lo stesso il mio spirito natalizio. Ti auguro dunque buon Natale. Buonasera. E buon anno. E di nuovo buonasera. Tanti auguri, Bob. Buon Natale. Grazie altrettanto a lei, signore, grazie. Come farà il mio impiegato a dire che è un buon Natale? Con la miseria di stipendio che gli do, moglie e figli a carico e la povertà in cui vive. C'è poco da stare allegri, ma... Permesso. Questa stessa notte. Siamo certi che la sua generosità sarà ben rappresentata dal socio sopravvissuto. Alcuni di noi hanno pensato di raccogliere fondi per offrire qualcosa ai poveri e ai bisognosi. Cosa posso scrivere, non suo signore? Niente, niente. Desidera rimanere anonimo? Desidero essere lasciato in pace! Vi rendete conto che se voi date i soldi ai poveri non saranno più poveri? Se non saranno più poveri, non dovrete più raccogliere soldi per loro. E se non dovrete più raccogliere soldi per loro, mi troverete senza lavoro. Oh, signori! Non chiedetemi di farvi perdere il lavoro. Non alla vigilia di Natale. No, no, non lo faremo, eh. Allora vi consiglio di andare via! Va bene, va bene, va bene. Va bene. Nel frattempo, la nebbia e l'oscurità erano diventate così fitte che, in cambio di un giusto compenso, alcune persone camminavano davanti alle carrozze a cavalli, guidando il cammino con l'ausilio di porte accese. La nebbia diventava sempre più fitta e il freddo sempre più intenso e penetrante. Un gruppo di bambini si radunarono fuori dall'ufficio di Scrooge, con l'intento di rallegrare un po' le persone con un canto di Natale. Ma appena dopo i primi versi, Scrooge si spazientì e impugnò la sua riga con una furia tale da far fuggire terrorizzati i piccoli cantori. Venne finalmente l'ora di chiudere l'ufficio. Immagino che domani vorreste avere la giornata libera. Se lei sta bene, signore. A me non sta affatto bene! E non è giusto! Ma domani è giorno di Natale, accade una volta all'anno. Bella scusa! Intanto, ogni 25 dicembre, io ti pago e tu non lavori. E guarda almeno di arrivare in anticipo il giorno seguente. Signore... Scrooge uscì per strada borbottando tra sé e sé e andò a consumare la solita misera cena nella solita misera taverna. Poi si avviò verso la casa
che un tempo era appartenuta al suo vecchio socio Marley. Arrivato davanti alla porta di casa e dopo aver infilato la chiave nella serratura, Scrooge si trovò davanti il volto di Marley al posto del batacchio. Era proprio la faccia del defunto, e invece di essere oscurata da un'ombra impenetrabile come gli altri oggetti che la circondavano, era avvolta da un alone di luce sinistra. Scrooge fissò impietrito lo strano fenomeno, ma il batacchio riprese subito il suo aspetto normale. Allora girò la chiave nella serratura con decisione ed entrò in casa. Salì le scale senza badare al buio, che tanto gli piaceva perché non costava nulla. Dopo aver controllato l'interno di tutte le stanze del piano di sopra e provveduto a chiudere la chiave con doppia mandata, entrò nella sua stanza da letto. La esaminò a fondo, perfino sotto il letto, e anche qui dette una doppia mandata alla porta. Soddisfatto, si tolse la cravatta, infilò la camicia da notte, le pantofole, il berretto da notte e si sedette davanti a quel fuoco che in una notte così gelida non serviva quasi a niente. Appoggiò la testa allo schienale della poltrona e notò che una campanella appoggiata alla parete aveva improvvisamente cominciato ad ondulare. Dapprima non emetteva alcun suono. Sbalordito e in preda a un certo panico, si accorse che a loro volta tutte le campanelle della casa avevano cominciato a trillare. Smisero di suonare all'unisono così come avevano cominciato. E all'improvviso si sentì un rumore metallico provenire dai piani inferiori. In quel momento Scrooge si rammentò di aver sentito dire e gli spettri vagano nelle case infestate trascinandosi dietro pesanti catene. Fesserie, sono tutte fesserie, io non ci credo. Un fantasma, si può sapere cosa vuoi da me? Chi sei? Chiedimi piuttosto chi ero. Allora dimmi chi eri, sei piuttosto pignolo per essere un'ombra. Da vivo ero il tuo socio Marley. Ma vuoi sederti? Sì. Allora siediti. Tu non credi alla mia presenza. Oltre alle prove che ti forniscono i tuoi occhi,
perché basta poco per ingannarli. Per esempio, un lieve disturbo di stomaco, forse un pezzo di carne mal digerito, un cucchiaio troppo abbondante di senape, una fetta di formaggio, un boccone di patata poco cotta. Qualsiasi cosa tu sia mi fai pensare a un sugo di carne andato male, non a un fantasma. Stupidaggini, sono solo stupidaggini. Pietà, spaventosa apparizione, perché mi tormenti? Mi credi adesso, l'uomo dai pensieri terreni? Oh sì, ormai non posso più rifiutarmi. Ma per quale motivo i fantasmi vagano per la terra? E perché sei venuto proprio da me? Lo spirito di ogni uomo deve aggirarsi tra i suoi simili e viaggiare ovunque. Chi non lo fa da vivo è condannato a farlo da morto, vedendo tutte le cose che non può più assaporare e che lo avrebbero reso felice se le avesse conosciute quando era ancora in vita. Ma perché sei incatenato? Porto la catena che io stesso mi sono forgiato quando ero vivo. L'ho costruita io, anello dopo anello, metro dopo metro, e mi ci sono imprigionato di mia spontanea volontà. Me la porto sempre appresso. Non dirmi che ti sembra strana. Non è forse vero che conosci il peso e la lunghezza della catena che porti? 7 natali fa era già lunga e pesante come la mia, ma da allora ci hai lavorato molto e adesso è diventata molto robusta. Oh, caro vecchio Marley, dimmi una parola di conforto. Caro vecchio Scrooge, non posso confortarti perché non è mio compito. La consolazione arriva da ben altre parti. Ascolta bene le mie parole. Il mio spirito non si è mai allontanato dal nostro ufficio e non si è mai, mai imprigionato negli stretti limiti di quella tana dove noi ci guadagnavamo montagne di denaro, spesso a scapito di qualche poveraccio. Ascoltami, ormai il tempo a mia disposizione è quasi finito. Sono venuto per avvisarti e per dirti che sei ancora in tempo e che hai la possibilità e la speranza di sfuggire al mio destino. Oh, ti ringrazio, sei sempre stato un vero amico. Riceverai la visita di 3 spiriti. Il primo arriverà domani all'1 in punto, il secondo la notte successiva, il terzo la notte seguente, sempre alla stessa ora. Ma non potrei vederli tutti insieme, in modo che la finita con questa storia? No, non illuderti di rivedermi, e per il tuo bene cerca di ricordare le mie parole, ricorda le mie parole. L'apparizione si allontanò camminando all'indietro. Arrivata alla finestra uscì e lamentandosi e gemendo
si unì ad una schiera di spiriti erranti che continuavano a lamentarsi. Ognuno di loro portava dietro di sé una pesante catena. Scrooge sentì un gran bisogno di riposare. Andò a letto senza neanche spogliarsi e si addormentò di colpo. Quando Scrooge si svegliò, era così buio che quasi non si distinguevano i vetri della finestra dalle pareti della stanza. Mentre scrutava le tenebre, la campana di una chiesa vicina batté 4 quarti. Aspettò di sentire l'ora, ma con sua grande sorpresa rintoccarono 6, poi 7, poi 8 e infine 12. Le 12, e lui si era coricato 2. Forse il meccanismo di quell'orologio si è inceppato. Armeggiò con il suo orologio per correggere quello strumento insolente, ma anche lui si fermò dopo aver battuto 12. Non posso aver dormito per un giorno intero. Ed è impossibile che sia accaduto qualcosa al sole e che quei 12 colpi abbiano indicato il mezzogiorno. È impossibile. Spaventato, si alzò di scatto e raggiunse a tentoni la finestra, ma riuscì a distinguere ben poco perché la nebbia non si era ancora alzata. Tornò a letto a riflettere, ma più ce le mucinava sopra, meno riusciva a spiegarsi quello che era accaduto. Si sforzò di pensare ad altro, ma l'apparizione di Marley l'aveva sconvolto. Quando la campana batté di nuovo 3 quarti, Scrooge si ricordò della visita che, secondo lo spettro di Marley, avrebbe ricevuto a Luna. L'ultimo quarto d'ora trascorse così lentamente che gli venne il dubbio di essersi addormentato. Ma ad un tratto echeggiarono i ritocchi. Mezzanotte e quarto. Mezzanotte e mezza. Un quarto a Luna. È Luna. E non è successo ancora niente. Non appena si sentì l'ultimo colpo, grave, cupo e malinconico, la stanza venne inondata di luce. Era uno strano spirito, giovane e anziano al tempo stesso. Il suo volto era liscio e roseo e indossava una tunica bianca. Sei tu lo spirito di cui mi hanno parlato? Sì, sono io. Chi sei? Sono il fantasma del Natale passato. Passato da molto tempo? Si tratta del tuo passato. Perché sei qui? Mi interessa il tuo benessere. Guarda che per stare bene mi basta una notte di giusto riposo, senza interruzione da parte di spiriti o fantasmi, o via dicendo. Attento! Perché è arrivato il momento della tua conversione. Alzati e andiamo. Ma dammi almeno il tempo di mettermi qualche cosa addosso. Fuori c'è freddo e in pantofole mi becco un accidente, mi beccherò. Basta che io ti appoggi la mano sul cuore e tu potrai volare con me senza tempo e senza bisogni terreni. Su, andiamo. Passarono attraverso la parete e si ritrovarono sopra una strada di campagna fiancheggiata da campi e prati. La città era scomparsa insieme alla nebbia e all'oscurità. Era una fredda e chiara giornata d'inverno. Oh, mio Dio, ma io sono cresciuto in questo posto. Ricordi la strada? Certo
che me la ricordo. Potrei percorrerla ad occhi bendati. Strano che tu l'abbia dimenticata per così tanto tempo. Su, andiamo. Ad un certo punto apparve in lontananza una cittadina e un magazzino all'interno del quale c'era una festa. Scrooge riconobbe il suo vecchio datore di lavoro, il signor Fezziwig. Tutti danzavano e Scrooge scorse se stesso da ragazzo mentre ballava con una ragazza. Scrooge Bell dopo qualche anno. La tua stessa coscienza ti dice che non sei più quello che eri. Tutto ciò che ci dava felicità quando avevamo gli stessi sentimenti. Ora ti sciolgo dalla tua promessa e ti rendo la tua libertà. Un altro idolo, il tuo denaro, ha preso il mio posto. Possa tu essere felice nell'esistenza che tu stesso ti sei scelto. Ti prego, spirito, riportami a casa. Perché continui a torturarmi? Esausto e sopraffatto da un sonno terribile, si accorse di essere nella sua camera da letto. Si gettò sulle coperte e sprofondò in un sonno profondo. Scrooge si svegliò di colpo, disturbato dal rumore che lui stesso faceva russando. Nessuno dovette avvisarlo che la campana stava per battere di nuovo l'una. Sapeva, infatti, di essersi destato in tempo per incontrare il secondo messaggero inviato di Grazia Marley. Voleva affrontare lo spirito nel preciso istante in cui sarebbe apparso. Svanirono l'agrifoglio, il vischio, le bacche rosse, l'idera e le cibarie, e svanirono anche la stanza, il fuoco e la notte. I due si ritrovarono in giro per le vie della città, in una mattina di Natale.
faceva molto freddo e nell'aria echeggiava il chiasso allegro che la gente produceva spalando la neve davanti alle case, facendola cadere in strada con un grande divertimento dei bambini. Il suono della campana chiamò a raccolta i fedeli diretti in chiesa. La vista di quelle persone così festose sembrò colpire in modo particolare lo spirito che, fermo insieme a Scrooge, agitava la sua torcia. Doveva trattarsi di una torcia davvero particolare, perché un paio di volte alcune persone si urtarono e iniziarono a litigare, ma non appena un pizzico di quella polvere sottile sfiorava, la serenità tornava subito a regnare. C'è qualche aroma particolare nella cenere della tua torcia? Ma è l'aroma del Natale! E si adatta a qualunque tipo di pranzo? A ogni pranzo offerto con cordialità, soprattutto alle persone più povere! E perché i più poveri? Ma perché ne hanno più bisogno! A questo punto il fantasma si recò a casa dell'impiegato di Scrooge. Giunto sulla soglia, si fermò a benedire la dimora di Bob Cratchit con le scintille della sua torcia. La signora Cratchit si alzò. Indossava un abito dall'aria logora, ma in compenso era tutta piena di nastri, che costavano poco, ma che però le consentivano di fare bella figura. La donna apparecchiò, aiutata da Belinda, la sua secondogenita, anche lei piena di nastri. Intanto la piccola Cratchit entrò in casa, gridando eccitata al pensiero del pranzo. Si mise ad alzare intorno alla tavola. Oh, ma cosa sarà successo a vostro padre e al piccolo Tim e a Martha? Sono così in ritardo proprio oggi che è il giorno di Natale. Eccomi, scusate, ma ieri sera ho finito tardi di lavorare e stamani non finivo più di riordinare la casa dei padroni. Non preoccuparti, Martha, l'importante è che tu sia arrivata. Adesso siediti vicino al fuoco e scaldati un po'. Mamma, guarda, sta arrivando papà Coltini. Mamma, sta arrivando papà Coltini. Oh, che freddo che fa fuori. Salute gente, eccoci di ritorno dalla chiesa. Buon Natale a tutti quanti. Buon Natale, mio caro. Oh, ma come è stato il piccolo Tim? È stato bravo. Buono, buonanno, e anche me. Pensa che mentre tornavamo a casa, Tim mi ha detto che sperava che l'avessero visto tutti in chiesa. E vedendo che è storto, la gente si sarebbe ricordata che oggi è la festa di colui che fece camminare gli storpi e vedere i ciechi. A queste parole tutti si commossero. Era molto bello ciò che il piccolo Tim aveva detto. Finalmente vennero portati piatti in tavola e si recitò la preghiera di ringraziamento. Al termine del pranzo, Bob propose un brindisi. Buon Natale a tutti noi, miei cari. Dio ci benedica. Che Dio ti benedica, ognuno di noi. Spirito, dimmi se il piccolo Tim vivrà. Vedo una sedia vuota vicino all'angolo di quel povero camino e vedo una stampella rimasta senza il suo padrone, ma conservata con grande cura. E se queste ombre non saranno influenzate in un qualche modo dal futuro, il bambino morirà! No, no, ti prego, ti supplico, spirito gentile, dimmi che sarà risparmiato! Nemmeno i miei successori lo troveranno ancora qui, a meno che il futuro non cambi la situazione!
con Brindisi, al signor Scrooge. Grazie a lui abbiamo potuto permetterci questo pranzo di Natale. Ah, bella roba! Vorrei proprio averlo qua per dirgli quello che penso di lui. Via, mia cara, ci sono i bambini ed è il giorno di Natale. Deve essere per forza Natale, se hai voglia di brindare alla salute di quell'individuo odioso, privo di scrupoli e di sentimenti, come il signor Scrooge. Mia cara, è Natale. E allora verrò, ma per amor tuo e in onore di questo santo giorno. Che viva pure a lungo. Buon Natale e felice anno nuovo. Si stava ormai facendo buio e la neve cadeva fitta. Scrooge e il fantasma si aggirarono per le vie della città e il chiarore dei camini accesi, nelle cucine, nei saloni e nelle varie stanze era uno spettacolo a dir poco meraviglioso. In sua grande sorpresa Scrooge sentì un'allegra risata. Si trovavano ora in una stanza ampia e luminosa. Avanti, avanti! Fate domande e indovinate chi penso. Dunque, è un animale? Sì, è un animale. È domestico o selvatico? È selvatico. Come vive? Vive a Londra. Che verso fa? A volte ruggisce, a volte grugnisce, a volte parla. È un maiale? No. È un orso? No, no, no. Ho indovinato! So cos'è, Fred, so cos'è! Cos'è? Tuo zio Scrooge! Esatto! E dato che ha contribuito a renderci così allegri, sarebbe vera ingratitudine non brindare alla sua salute. Ecco, un bicchiere di vin caldo per tutti. Propongo un brindisi in onore dello zio Scrooge. D'accordo, allo zio Scrooge! Buon Natale e felice anno al vecchio, comunque egli sia. Non accetterebbe certo questo augurio da me, ma possa esso giungergli in qualche modo. Allo zio Scrooge! Al vecchio Scrooge! Buon Natale! E felice anno allo zio Scrooge! Un maiale! Lo zio Scrooge era così contento che se avesse potuto avrebbe ringraziato di persona l'allegra combriccola. Ma dovettero ripartire. Videro un gran numero di cose spingendosi molto lontano e visitarono un'infinità di abitazioni. Lo spirito si fermava accanto ad un ammalato e quello guariva. Visitava uomini alle prese con mille difficoltà e loro trovavano il conforto della speranza che li aiutava a resistere. A contatto con lui la povertà diventava ricchezza. La mia esistenza su questa terra è brevissima, dura soltanto un giorno e finirà questa notte. Stanotte? A mezzanotte in punto e purtroppo l'ora si avvicina. Scorse uno spettro solenne, drappeggiato e incappucciato, che avanzava verso di lui simile alla nebbia che si alza dal terreno. Il fantasma avanzava lento e silenzioso. L'apparizione era avvolta in un pesante mantello nero che la nascondeva la testa, il viso e il corpo intero, lasciando visibile soltanto la mano tesa davanti a sé.
grazie alla quale si poteva distinguere la figura dalle tenebre della notte. Sei il fantasma dei Natali futuri? Stai per mostrarmi l'ombra di ciò che non è ancora accaduto e che avverrà in seguito? Fantasma del futuro, mi fai molto più paura dei tuoi colleghi. Cosa devi mostrarmi? Non vuoi parlarmi? Portami dove vuoi. La notte passa in fretta e il tempo è troppo prezioso per me. Persone, e con un gesto della mano le indicò a Scrooge, che si avvicinò per sentire cosa stavano dicendo. No, no, non mi hanno detto altro, mi hanno solo informato della sua morte. Ma quando è successo? Ma ieri notte, credo. Ma come è accaduto? Io ero convinta che sarebbe vissuto in eterno. Lo sa soltanto Dio. Del suo danaro che ne sa? Non ne ho idea. L'avrà lasciato la sua azienda. Di certo a me non l'ha lasciato nulla, non è arrivato niente. Penso che il suo funerale sarà uno spettacolo ben misero. Non oso immaginare nessuno che abbia voglia di andarci. Io potrei andarci se puoi, perché uno mi offrisse il pranzo. Il lavoraccio ha avuto proprio ciò che si meritava. Così dicono. Oh, fa freddo però, eh? Per forza, è Natale. Auguri allora, e arrivederci. Quei discorsi non potevano essere legati in qualche modo alla morte del suo vecchio socio Marley, un evento che ormai apparteneva al passato, mentre il fantasma si occupava del futuro. Non gli veniva in mente nessuno di sua conoscenza, ma chiunque fosse quella persona, le sue vicende racchiudevano un insegnamento morale destinato a lui. L'apparizione guidò Scrooge attraverso strade che non conosceva, finché giunsero al cimitero. Lì c'era la famiglia Cratchit al completo, o quasi. Stranamente c'era silenzio e anche i piccoli erano tranquilli, fin troppo tranquilli. Ed egli prese un bimbo e lo pose in mezzo a loro. È incredibile come questo posto sia così verde. Sembra quasi che sia sempre primavera. Piccolo mio, mio piccolo bambino. Piccolo Dino, il tuo animo in cortile è venuto rinviato dal Signore. Scrooge si rese conto che la famiglia era andata a trovare il piccolo Tim, che purtroppo non ce l'aveva fatta. Lo spirito si inoltrò fra le tombe e gliene indicò una in particolare. Tremante, Scrooge si trascinò fino alla fossa e su quella lapide dimenticata e abbandonata da tutti lesse il suo nome. Ebenezer Scrooge. No, allora sono io, il vecchio a cui tutti si riferivano, il vecchiaccio, anzi, l'avaraccio, il taccagno, che si meritava tutto questo. Ti prego, ti supplico, spirito, ascoltami, perché mi avete fatto vedere tutte queste cose? Credete che io sia al di là di ogni speranza? Mio buon spirito, intercedi per me, abbi pietà. Nel profondo del mio cuore vivrò sempre
renderò sempre onore al Natale. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Gli spiriti saranno sempre con me presenti e le lezioni che mi hanno insegnato saranno sempre nella mia memoria. Detto ciò, il fantasma se ne andò lasciando Scrooge da solo. Era nella sua stanza. Nel presente e nel futuro. Oh Marley, vecchio mio, se non fosse stato per te avrei fatto una brutta fine. Non so che giorno è oggi e non so quanto tempo sono stato con gli spiriti, ma non importa, evviva, evviva. Sono contento, non so niente. Scrooge si precipitò alla finestra, la spalancò e mise fuori la testa. Niente nebbia, nemmeno una nuvola, ma un freddo chiaro, intenso e vigoroso che faceva danzare il sangue nelle vene con quell'allegro scampanino. Che giorno è oggi? Cosa? Oggi è Natale! È Natale! E non me lo sono perso! Gli spiriti hanno fatto tutto in una sola notte! Buona giornata a te e buon Natale! Buona giornata a lei, signore! Ah, scusa, un'ultima cosa. Conosci il polivendolo qui all'angolo? Va e digli che porti quell'enorme tacchino a questo indirizzo. Famiglia Creci, St. Louis Street numero 54. E digli che paga tutto Scrooge. Va bene, signore, vado subito. Il caro Bob non immaginerà mai chi glielo manda. Della festa e uscì, sorridendo a tutti coloro che incontrava per la via. Auguri, buon Natale! Auguri, buon Natale! Diede un sacchetto di monete d'oro per i poveri e fece un'offerta ai bimbi che cantavano. La sua espressione era così felice e simpatica che tutti gli sorridevano. Andò a casa del nipote. Senti che profumo. Si può? C'è nessuno in casa? Io? Che ci fai a casa nostra oggi? Mi avevate invitato, no? Eccomi qua. Ben arrivato. Buon Natale! Buon Natale a tutti e due! Buon Natale! Auguri e felice anno nuovo! Auguri! Bravo, ma che bella sorpresa! Bravo, zio, buon Natale! Dopo pranzo, Scrooge decise di andare a fare visita ai Creci. Che bella improvvisata! Chissà come sarà stupito Bob quando mi vedrà. Oh, è lei, signor Scrooge? Buon Natale, signore! Ho un sacco di lavoro per te! Anche oggi? Ma è Natale, signore!
Natale, Natale, un'altra scusa per essere sempre più vivi. E un'altra cosa, Cresci, non voglio più sentirti chiedere una giornata libera. E perciò ho deciso. Ho deciso che ti darò un aumento di stipendio e ti farò diventare mio socio. Socio? Sì, grazie, socio! Scrooge. Auguri, socio! Auguri! Auguri, buon Natale, socio! Auguri, buon Natale! E che Dio ci benedica, tutti quanti! Dio ci benedica, ognuno di noi! Auguri! Pensiero vero del Natale sia trovi il fondamento proprio nelle cose vere. Questa commedia ci sembrava un bel esempio. E poi, diversamente dalle altre volte in cui vi abbiamo sempre dato un gadget, questa volta abbiamo pensato di festeggiare con voi il Natale
con un piccolo rinfresco che troverete all'uscita, quindi giusto per farci gli auguri. Un rinfresco anche un po' caldo però, eh. E poi faccio così, un'altra cosa molto importante, come avrete letto nei fogliettini che abbiamo messo, parte del ricavato sia della serata di sabato che di stasera sarà devoluto in beneficenza, proprio per tenere questo spirito del Natale, del donare a chi ha più bisogno di noi. Grazie. Per quest'anno, poi vediamo nel 2012, vi presento Daniela, Mirta, Sandra, Silva, Giulia, Patrizia, Cristina, Giuseppe, Luciana, Lucio, Sara, Arianna, Atena, Alice, Martina, Alice. Vabbè, ho confuso per le mie figlie. Auguri a tutti! Perché solo e soffrirà.